19 dicembre 1883. Nasce a Torino, da una famiglia borghese benestante, Guido Gustavo Gozzano. A 20 anni è già un assiduo frequentatore di caffè e sale da concerti e teatri. Rappresentante principale, assieme a Palazzeschi, Sorazzini, Govoni e Moretti, della scuola dei Crepuscolari, Gozzano ama le tradizioni così come le innovazioni e riesce a fondere nella sua poesia la tenerezza per le piccole cose. La sua spensieratezza, tanto apprezzata dai critici, sembra spegnersi quando scopre di avere il cosiddetto mal sottile, cioè la tisi. In questo tempo di sofferenza fisica e personale, nel 1911, Gozzano scrive I Colloqui, la sua produzione più importante. Montale dirà di lui: è stato il più artista dei poeti del suo tempo. Muore a Torino il 9 agosto 1916. Aprivo gli occhi, tu mi sorridevi, ed ecco, rifioriva la speranza.